Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su un gioco dal nome abbastanza infelice per quanto riguarda il pubblico italiano, perché siamo su Inculinati. In realtà è un mix tra la parola ink, inchiostro, e illuminati, ed è un gioco fortemente ispirato dal mio punto di vista. Qua abbiamo un campaign teaser che ci fa vedere un pochino quello che è la campagna che arriverà, perché quella che stiamo giocando ora è una demo. E andremo ad affrontare una sorta di gioco, non è di carte in realtà, ma è un gioco in cui sfideremo vari disegnatori, perché il gioco si basa sulla potenza del disegno, cioè quello che noi disegniamo diventa poi effettivamente un'entità che controlliamo in gioco. È un peccato che non ci sia l'italiano, perché in pratica una battaglia è come un racconto, e mentre noi combattiamo sul libro, sulla pagina del libro, si completa la storia. Possiamo andare ad imparare sempre nuove bestie, e in questa demo, che adesso vi faccio vedere, il campaign teaser era un, diciamo, una sorta di dimostrazione del gioco, un trailer, insomma, andremo ad affrontare Hildegard, fatto veramente molto bene. Adesso vedrete una fase registrata veramente fatta bene. Possiamo sfidare la IA e sfidare un altro umano, un altro amico, credo qua al computer, ma in realtà vabbè, adesso ci andiamo a giocare il prologo. Il prologo lo potete giocare più volte, si può giocare a vari livelli di difficoltà. Lo facciamo easy così vi faccio vedere il gioco. Il video non sarà lunghissimo, credo, perché vi faccio vedere le meccaniche. Però, se lo giocate più volte, potete andare a sbloccare nuove unità. Al momento abbiamo il cane, controlliamo i cani e loro i conigli. Abbiamo il cane spadaccino, il cane con la lancia e il cane acere. Abbiamo vari tipi di azione. E il nostro obiettivo è quello di spingere il nemico, il trono del nemico, perché noi principalmente non attacchiamo, ma mandiamo le nostre unità, mandarlo fuori dal libro, quindi fuori dalla pagina e farlo cadere, o mandarlo nelle fiamme che dopo qualche turno iniziano a svilupparsi. Vi faccio vedere questa bellissima sequenza animata, veramente ispirata, in cui si sfidano questi due. Con questa filigrana qui davanti è bellissimo. Ok, decidono di sfidarsi. Lei e lui. Magari sapessi disegnare così. E vedete, qua in alto, nelle pagine, nelle due pagine, poi si completerà la storia, mentre noi ci daremo sfida sul campo di battaglia, nella parte inferiore della pagina. I due maestri dell'inchiostro vivente, Inculinati, stanno per iniziare un duello sulle pagine di un antico manoscritto. Ognuno di loro ha i suoi eserciti unici, abilità e personalità, insomma. Un piccolo Inculinati è una bestia straordinaria, può disegnare altre bestie spendendo inchiostro e usare la mano degli Inculinati per interferire con il campo di battaglia. I piccoli Inculinati non possono camminare, hanno bisogno di essere spinti, ok, fino a spingerli, come vi dicevo, fuori dalla pagina. Possiamo con questo pannello decidere che cosa creare, e noi adesso vedete che abbiamo le due barre, abbiamo un inchiostro, e per ottenere inchiostro dobbiamo muoverci con unità su un giacimento di inchiostro. Perfetto, adesso proviamo, evochiamo un arciere. Il tipo di danno, in pratica l'arciere fa un danno a distanza, quello con la lancia, il lanciere fa danno a 2 di distanza, e lo spadaccino lo fa a danno avvicinato. Io adesso lo metto lì, vedete che bello che va a disegnare Massilius con 9 punti vita. Abbiamo disegnato la nostra prima. Ok, ci sono più bestie. Dopo alcuni combattimenti in questa dimostrazione sarai in grado di sbloccare più bestie e guarda le loro abilità speciali. Al fine del turno, ok, possiamo passare il turno. Alla fine abbiamo fatto lui, passiamo il turno. Ci dà 1 di inchiostro al passaggio del turno. Questo è un indie veramente molto particolare, ed è quelli che io metterei tra i veri indie, qualcosa di originale, ormai è diventato sempre più difficile trovare
degli indie originali. Puoi raccogliere inchiostro stando su questi pozzi di riceverai 3 gocce di inchiostro stando su questa macchia qua. Seleziona move action. Ok, va bene. Adesso vediamo se possiamo muoverci qui. E possiamo anche attaccare. Possiamo attaccare, vedete, possiamo attaccare lei, l'attacchiamo direttamente per confermare l'azione e vedete che poi parte una serie veloce in cui noi dobbiamo fermare e fargli danno in base a quanto selezioniamo. Però è in grado di curarsi lei ed è ora pronta a lanciarci contro Godric. Noi a questo punto possiamo fare qualcos'altro. Allora, abbiamo 5 di inchiostro, ma purtroppo non possiamo disegnare nulla. Quindi a questo punto io mi di direi che ci spostiamo un pelino avanti. Perché sta per succedere qualcosa di brutto. Perché tra un po' inizierà a prendere fuoco la pagina. Guadagniamo un inchiostro, così il prossimo turno possiamo evocare. E questo ci fa un sacco di danno. Eh sì, ci sta dicendo che il lanciere è molto forte contro il lanciere contro l'arciere, l'arciere è molto forte contro un altro arciere e l'arciere è molto forte contro il... Vabbè. vabbè, niente. Adesso cosa facciamo? Prendiamo lui ed evochiamo un lanciere e lo mettiamo qui. Poi, lui direi che lo muoviamo sulla fonte d'inchiostro. Ah, non possiamo attaccare con lui? Perché no? No. Ah, possiamo muoverne solo uno alla volta? Mannaggia, no. Abbiamo fatto quella mossa lì. Adesso ci muoviamo ancora più avanti, ma... Passiamo al turno. A questo punto ne muoviamo uno solo. E ci perdiamo Marsilius purtroppo. Ah no, 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 possiamo attaccare, ok. Allora, tu decidi attacchi ancora quello. Sì, dai. Perché potrebbe attaccare lui con una minima percentuale però di fare 4 su 11. No, può fare il triplo shot e attaccare due bersagli. Interessante come abilità. Ah, però adiacenti. No, allora no, direi di no. Può spingere, ma direi che non è il caso. Io direi che attacco lei. Vediamo se riesco a... Ok. Ok. Capitolo 4. Vedete che intanto la storia si sta scrivendo. Lei si cura, però la portiamo a consumare inchiostro e quindi a quel punto non può evocare altre creature. Ora, l'arciere... Può fare ancora un attacco e attacca lei. Vediamo se ce la facciamo a fare. Sì. Ok. Lui invece decide di fare una cosa molto stupida perché passa oltre, quindi tecnicamente lui potrebbe attaccare di nuovo. Però lui può attaccare lui facendogli 5 di danno se ci va bene. Mannaggia, uno gli ho fatto. Il fatto è che ora inizierà a prendere fuoco, presumo, qua dietro, e il problema è che non ci possiamo muovere avanti perché è tutto occupato. Comunque adesso passiamo il turno, guadagniamo 2 di inchiostro. Infatti inizia a prendere fuoco, fortunatamente indietro. Lei sarà costretta a buttare un turno per fare un passo in avanti. Aia, fortunatamente abbiamo tanto danno, quindi... Basta spingere qualcuno sul fuoco per farlo morire, quindi potremmo usare un suo turno per... Ma in realtà noi ci concentriamo sulla fine della partita. Qualsiasi cosa andiamo a scegliere è morta. Quindi abbiamo vinto la partita. Questa è la base del combattimento di Incullinati. Ovviamente il gioco dovrà essere comunque approfondito. Bisognerà vedere che cosa succederà quando lo aggiorneranno e soprattutto quando usciranno. Non ho idea di poi quando uscirà da Early Access o da
da altro, insomma, perché il gioco promette bene. Lo si può vedere su Steam, ma l'uscita ne è prevista per il 2021, quindi io non so dirvi onestamente prezzo o meno. Non so neanche se sia disponibile la demo su magari Kickstarter. In pratica, adesso qua si può andare a sbloccare il gatto, il donkey, l'asino o il level. Puoi ora duellare un... No, non me ne frega niente in un'altra ambientazione. Vuoi prendere il gatto? No, invece c'è dato l'asino. Il gatto l'ha dato agli altri. Vedete che qua abbiamo un altro animale in pratica e abbiamo anche il livello, abbiamo sbloccato anche il livello e possiamo andare a scegliere l'inchiostro iniziale e i capitoli dopo che inizia l'Apocalisse, cioè in pratica inizia a prendere fuoco il libro. Niente ragazzi, questa era una visione molto veloce di quello che è Inculinati. È molto interessante, è originale, sarà da vedere come lo potenzieranno, perché ovviamente io mi aspetto poi una campagna e magari perché no anche una lingua italiana che potrebbe essere comoda, giusto per potersi leggere il libro, più che altro perché il combattimento avete visto che è molto semplice. Questo è stato un video rapidissimo, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa demo version di Inculinati e alla prossima e ciao ciao!